ragazzi, buongiorno! Ho appena fatto una diretta sulla mia pagina e ho detto tutto ciò che mi ricordo. Le ragazze, vi avevo annunciato che l'avrei fatta anche sul gruppo e quindi la voglio fare qui perché voglio anche i vostri commenti, voglio sapere voi che cosa ne pensate. Adesso aspettiamo un secondo che arrivate. Io nel frattempo vi dico che domani sera alle 9 farò una super diretta. Vediamo chi si è collegato nel frattempo. Domani sera farò una super... Ciao Gabriella, buongiorno! Farò una super diretta nel gruppo Brilla come una Dea, che se ancora non vi siete iscritte, iscrivetevi subito perché è stratosferico, su www.geoluce.it. In questa diretta parleremo niente po' di meno che, buongiorno Veronica, di come praticamente attivare il nostro magnetismo femminile e soprattutto, usarlo se ad esempio abbiamo un primo incontro. Tante ragazze mi stanno scrivendo e dice: Giorgia, ma come faccio? Sono ansiosa, devo incontrarlo per la prima volta. Ciao Debbie, non so, sono nervosa, non so come comportarmi. Siccome io sto studiando e sto anche mettendo in pratica molti principi di sulla femminilità, sto studiando proprio come essere più femminili, come attivare il nostro potere femminile, come attivare la nostra energia femminile. Infatti sto frequentando anche una scuola che si chiama Scuola di Coaching Energetico, quindi diciamo che mi sto addentrando molto molto in questa materia che mi appassiona tantissimo e sto scoprendo praticamente che l'energia nostra femminile noi ce la siamo proprio dimenticata e se la usassimo non avremmo più problemi di ansie, insicurezze oppure anche di realizzazioni dei nostri obiettivi e dei nostri desideri, perché quando noi siamo disconnesse praticamente dal nostro centro che si trova nel grembo, quando siamo disconnesse non riusciamo a portare avanti la nostra missione, non riusciamo a realizzarci, non riusciamo a essere felici e non riusciamo nemmeno a essere magnetiche. Cioè per noi donne, noi siamo dee, la nostra vita dovrebbe essere un flusso, no? Non ci dovrebbe essere nulla di, diciamo, di complicato, di difficile. Certo, gli ostacoli ci sono ed è bene che arrivino, però c'è un modo, diciamo, diverso di affrontare la vita se attiviamo appunto questo magnetismo, questa energia femminile. E quindi dopo la diretta di domani, Debbie ci sarà, perché sta già nel mio gruppo Brilla come una Dea che trovi su www.geoluce.it, dopo la diretta di domani che succederà? Che tu ti troverai ad essere una donna molto più sicura di te, molto più magnetica, molto più femminile e anche quando si tratterà di incontrare, di fare dei nuovi incontri o per esempio di, non so, di fare dei discorsi, di prepararci per un evento o anche semplicemente di vivere la vita in maniera più rilassata. Ecco, alla fine del video, perché scopriremo insieme quali sono i tre passi per attivare il magnetismo femminile, in più vi faremo una meditazione insieme, perché quello che adoro fare è mettere, diciamo, di non essere io che vi dico soltanto le cose, ma mi piace creare questo scambio, no? Nelle dirette che abbiamo fatto, sempre sull'energia femminile, su come essere più femminile, è stato sempre uno scambio e quindi impariamo proprio scambiandoci le esperienze. Questa è una cosa per me meravigliosa e oggi in questo video ti voglio dare il primo step per riattivare il tuo magnetismo femminile in maniera molto molto semplice in realtà, perché il primo step di tre è entrare nel nostro corpo. Noi spesso siamo nella nostra mente, no? Siamo sempre a pensare, a preoccuparci, a rimuginare, ma la cosa che non facciamo, di cui ci siamo dimenticati, è riconnetterci con il nostro corpo, perché il nostro corpo è il vero centro di potere, non è la mente.
Il vero centro di potere. Il vero centro di potere è il corpo. Da-dan! Quindi magari prima di un appuntamento che cosa puoi fare per riconnetterti col tuo corpo? Puoi, ad esempio, farti una bella passeggiata oppure una corsa, comunque attività fisica, ad esempio io adoro fare yoga, oppure una cosa ancora più bella che puoi fare se non hai, soprattutto se non hai tanto tempo, è ad esempio mettere 5 canzoni di seguito che ti piace tanto ballare e ballare, proprio adagiarti su questa musica e lasciarti trasportare dal ballo, lasciarti trasportare dalla musica. Questa cosa qui per la mente è irresistibile, non penserai più automaticamente a tutte le preoccupazioni, le ansie, i timori che hai magari di incontrare questa persona, svaniranno perché sei entrata nel tuo corpo. Quindi metterti nel corpo tramite soprattutto la musica è una cosa potentissima e ricordati che tu non sei, non sei, tu sei il premio, non è l'uomo il premio, è la donna che è il premio. Quindi mentre balli magari ti ripeti io sono una donna di valore, io valgo, io anche dirti io mi amo tantissimo. All'inizio ti potrà sembrare strano, ma poi piano piano vedrai che questi pensieri diventeranno molto naturali per te. E quindi ecco, oppure ti fai una bella doccia, senti lo scorrere dell'acqua sul tuo corpo, e poi dopo ti massaggi con una crema profumata. Tutte queste cose qui sono cose che attivano tantissimo la tua energia femminile, proprio tanto tanto tanto, e ti fanno sentire rilassata, no? Quindi andrai a questo appuntamento già soltanto con questo primo consiglio, poi lo approfondiremo benissimo nella diretta che faremo lunedì nel mio gruppo Brilla come una dea, parleremo di questo e anche di altro, faremo anche insieme una meditazione e ti sentirai proprio rilassata, sicura di te, a tuo agio nel tuo corpo. Tra l'altro queste tecniche che io insegno aiutano anche a diciamo a risolvere problemi di pelle, problemi di sovrappeso, problemi di non accettazione di te. Sono cose veramente molto molto potenti che anche se per esempio adesso c'hai problemi col cibo, no? Tipo dipendenze da cibo, spazzatura, con queste tecniche ti sarà molto più facile intraprendere un nuovo tipo di alimentazione. Ciao Giulia. E quindi io ecco, scrivimi se questa tecnica ti è piaciuta e niente, ci vediamo domani sera. Io ti aspetto nel nostro gruppo privato che trovi su www.geoluce.it in questa comunità di donne meravigliose. Aspetto anche te, Giulia. E niente, adesso vado a mangiare, che ancora non ho mangiato, e ti do un mega bacio. Ciao!